Ce l'abbiamo fatta. Rieccoci qua. Siamo arrivati alla Quinto Potto. In assenza di Dolly alla mia sinistra. Sta giocando la partita di Modern. Meno male che non ci sta. Possiamo mettere un pupazzo al posto suo. Tanto più o meno l'efficienza è similare a tutto ciò. Abbiamo scelto una partita interessantissima. Tra due mazzi interessantissimi. Giocatori tenerissimi. Basta, complimenti. Da una parte Lescarini alla guida. Con il suo Tezzeretor. Di cui ignoriamo dinamiche e composizione. Ah. So solo che ha rotto il culo a Tolli. Mi fa piacere, sinceramente. Chi uccide Tolli è amico di poveri. Anche Gabriele l'ha beccato al primo turno. Tolli, io stavo giù con lui. Gabriele ha ucciso anche me. E gioca Miracle con una discreta domestichezza. Allora, sono due affezionati al circuito Kingdom di Galactus. In particolar modo Luigi Lescarini, che spesso e volentieri lo troviamo in toppetta. Abbiamo già commentato più di una volta. Anche in Modern, anche mi sembra. Modern, anche in Modern, sicuramente. E non possiamo dare info tecniche sul matchup perché No, prima volta che vedo un Tezzeretor. Mi sa che i miracoli, cioè i Terminus e le spighe di Gabriele, probabilmente sono una sorta di semicarte morte, perché credo che Gigio svilupperà il suo game tra artefatti e cose noiose, quindi forse OVR necessita di un buon settaggio di side per uscirne con facilità. Tuttavia, andiamo a vedere. Urborg, allora cosa ha in mano Lescarini? Ho visto un Jace, E questa è la partenza. Vediamo. K. Allora, OVR che è fortemente, dove fortemente forse è eufemismo, dipendente da K. È un mazzo che senza K. L'ho giocato io oggi. È un mazzo mediocre. Sì. Con K, è un mazzo superbo. Resta il fatto che senza K non fa nulla. È un mazzo mediocre, probabilmente. 18 per GG che casterà un sasso. Sì, credo di sì. Ecco sasso. A 2 farà il suo 4 mana contro 1, già non è male. 3 mana, no, 2 mana. L'1-1 farà, come si chiama, il Blaffle Strix. Vabbè, pescherà una sua cosa carta. Niente di preoccupante per che ha pescato, Nader Granzi. Per Alex, che all'upkeep spizza e si cercherà. Allora, ha necessità di una terra colorata e quindi la metterà sopra. All'occorrenza può pescare di K e andare a prendere quella forza fuile che sta là, che potrebbe essere utile. Andare a riflettere se attaccare le fonti di mana di Gigio, cosa che sembra piuttosto superflua a questo punto. Turno dopo può anche far Jace, può. Sì. Peccato che in turno dopo non possa fare esplosivo a 2. Poiché ha calato come prima terra un mana che gli dà mana in colore. Adesso Alex è un po' indeciso e decide di spaccarla. È una scelta che no, essere... quella là può anche dare mana nera. Ci sta Urborg a terra. Ma questo è vero, non è male. Cioè, quindi è un Maiolini che ci redarguisce sulle cappelle che noi altri diciamo. Il primo danno di combat va a 61. 61 mazza. 19, troppo bello per Gabriele. 19. Cioè, è interessante perché non ho la minima idea di quello che faccia il mazzo di Lescarini. Cioè, siamo in due, cioè, può fare un altro sasso ora, credo? No. Tre che fa? Pesca, va. Che fa? Think of Knowledge, che cos'è? O no, forse altro sasso. Non lo so. Forse... Vedo che mi sembra che ha sasso, sì, sasso in mano. Jace, terra. Knowledge, in Sorcery Mode, non so. Non lo so. Non contro Miracle, forse. Che si può porre con Spell Pierce, ma bella per lui. Ma se fa Spell Pierce su Tisfor Knowledge non lo fa su Jace, che dopo. Anzi, no, non ha mana... Sì, c'è un Underground, sì, mi sembra in mano. Soprattutto quel sasso credo che dia... Da blu e nero. Allora sì, c'è tutto per Gigi, che deve decidere se giocare in Sorcery Mode la sua pescarella o se passare. Vediamo, io passerei, cioè se mi fa counter su Tiene con Knowledge, poi ci sta Jace che arriva. E invece la fa. La fa Sorcery, decide questo. Ha un sasso da scartare, quindi sarà probabilmente una spell che fruirà da vantaggio carte per il buon Gigi. Gabriele ci pensa. Nessuno piace prendere quella carta, ma è poco da pensare. È poco forte. A
meno che tu non voglia pescare a Force of Will, ma mi sembra abbastanza. Pesca a Force of Will anche. Vale, Strix e Topter Foundry. Eh beh, Gigino, sì, l'ha presa buone queste tre carte. Andrà a scartare il sasso come la previsione e passa. C'è Force of Will qui sopra. Force of Will. Gabriele, se non lo sa, è giusto che deve sapere che quelle Force of Will vanno ampiamente conservate per i Planeswalker di Gigi. Cosa è arrivato qui? Un ora mi sa che... sasso. E sì, il piccolo clock, piano piano. Non ora può fare qualcosa. Può fare direttamente Jace, non lo so, non mi sembra allora, una giocata. Può fare Jace protetto però. Sì, però c'è sta un altro Strix, pesca una carta. Non lo però so. Che adesso non può prendersi Counterspell. No. Quindi sì, ce l'ha anche protetto, ce l'ha Jace. Lui non può fare nulla e me lo fa. Sì, sì, questa sì. Will costerà carissimo a Gabriele. Eh sì. Poiché deve scegliere tra... tra Jace e Brainstorm. Fondamentali. Vabbè, toglierà Jace. Ah, Spizza guarda, intanto. Vabbè. Ponder. Terra. Carta blu terra. Forse meno. Cioè, vede anche delle fecce, quindi forse può far sparire quel Ponder. Terminus langue nella mano di Gabriele con un sasso proprio. Eh sì. Un colossale sasso. Vediamo come decide di gestirsela. Mette Ponder per prima, sì. E credo che a questo punto fa Brainstorm. Brainstorm e piccerà qualcos'altro. Non può entrare quel Jace. A questo punto Jace ti ucciderebbe. Manto entra perché ha Force of Will in mano. Le scarini. Una, due, tre. The pitch. Non so. Terminus sopra, vabbè. Ah sì, doveva sparire, aveva una carta morta, sì, tanto vale farla sparire. E adesso vabbè, Forza of Will Ponder. Qui facciamo Forza of Will into il coso. Vale Fustrix, che è bella, ma non balla. Vabbè. Guai in vista. Questo farà un Brainstorm, credo, non lo so. Boh. Mandarlo allora, 5. Mentec, il mazzo di Gabriele, non credo non abbia dei modi per rimuovere Jace. Non ce li ha. Può avere Detection Sphere? Non credo. Questa giocata è il numero molto esiguo. L'unico modo che ha è fare quell'esplosivo a 4 col mana che gli ha dato le scarini col nero. L'unico modo. È un piano molto lontano. Tuttavia ci vogliono 4 terre. Sì, l'unico modo è quello. Tutto. È l'unico modo che ha per togliere Jace. Sì, adesso bella crocca. La carta va sotto. E pesca un bellissimo... Sta termine sulla Spell Pierce e Vendilion, se non sbaglio. Vendilion è una terza, vediamo se ce la fa vedere. E la terza è Spell Pierce. La terza è Spell Pierce. Spell Pierce, allora, sei in svantaggio di terre, sei in svantaggio di board, ma hai K contro un Jace, tuttavia K ti aiuta a vincere la partita, Jace la vince proprio. La vince. Staremo a vedere. Vabbè, vediamo che fa. Pesca. Che ha pescato? Ha pescato un sasso. No, terra. Mi sa Pluto e Delta. La mano langue. Possibile. Forse quasi il turno di Brainstorm. Chi lo sa? Sì, mi sa che sì, eccolo. Gigio mi dà retta. Ha pescato un altro Jace. Ha fatto Brainstorm. Ha pescato Jace, un'altra terra e non capisco l'ultima cosa sia. Allora. Nel frattempo si sente Dolly fin da qua che dice: se avevi un Brave the Elements in mano, sta giocando Modern e tipo 2 insieme. Vabbè, Dolly è veramente, veramente il fantoccio di questo posto. Guarda. Mamma mia, ultimo ora credo a questo punto. Il PTQ di domenica verrà vinto da Young Pyromancer. Non c'è dato sapere come, ma Fornacino ha detto così. Beh, sta giocando con... diciamo che l'opponent è Tolly, quindi diciamo, come se avesse 4 bye. E vorrei anche dire che Mattia al PTQ a Roma ha beccato Tolly, quindi ha beccato un bye sulla penultima, i bye aiutano. Sul 5-1 l'ha beccato, quindi vabbè. Comunque, riconcentriamoci. Vabbè, allora, Ponder, Vendilion Jace. Allora, c'è anche un calice a 1. Mi sa di aver, mi sembra di aver capito che non è poco debilitante. Ma io a sto punto avrei fatto
Lui c'ha doppio, doppia cosa. E adesso puoi mettere veramente critica per Gabriele. E io non mi ricordo, ce l'ho scritto su Facebook, questo è ok. Ok, ok, mi sembra di sì. Mi sembra di sì. Effettivamente, non avendo modi per rimuovere Jace, suona quasi come una condanna a morte. Sì, sì, non, secondo me non, questa partita, cioè, è finita da Jace. Sì. Ancora 0-0, Lescarini procede ampiamente nel creare uno strato di asfalto sopra il suo opponent, che tuttavia guarda di K e guarda e vede solo Morchia, della Morchia totale. Lescarini fa calice a 1 per prevenire Brainstorm e nemici vari e fa Sassi, ancora Sassi, sfeccia per Underground, sì. E a 2, vabbè, fa pure Dr. Foundry, che non fa mai male. Dr. Foundry che ha infestato i formati Extended un paio di anni fa, tuttavia dopo che Mamma Wizards ha fatto cascare, lascia la scura della ban sopra Sword of the Meek, è diventata una carta esclusivamente da Legacy a questo punto, se non sporadicamente in qualche sideboard di Affinity. Ma nemmeno. Ma veramente, veramente. Fa esplosivo. Esplosivo. Però non lo so, perché... A 2 e spacca alcuni dei nemici. Cioè, la partita così finisce con Jace, finisce. La partita così finisce con Jace. L'unico modo... Gigi, ma può farli evitare. L'unico modo che può fare è Angeli a un certo punto della partita. Sì, non lo so, io avrei fatto forse più 2 Jace, non lo so. Cioè, il suo modo per vincere è quello. Non ha risposte, Miracle. Attenzione. Ha pescato Mind Control. Non è da tutti? Ah, ha pescato anche cosa? Ha pescato una carta abbastanza forte. Gabriele scuote un po' la testa, sa che quella non è probabilmente amica sua, sa che quella peggiora drasticamente le cose in quanto permette di pescarti la carta che metti sopra subito con Jace e poi fa Transmute Artifact, che mi sembrava Mind Control, ma invece Transmute Artifact. Sacrifica un artefatto, prendi un artefatto dal mazzo e paga la differenza. Oh, dai, io pensavo a 6, eh? Ma contro White Winnie? Sì. Non può mai vincere. Standard. Comunque. E Transmute Artifact su, vediamo cosa andrà a prendere. Sword of the Meek? Mi sa proprio di sì. Sword of the Meek per incastrare la combo. Credo che se forse Ago per K può fare addirittura per uccidere così. Ma nel frattempo toglie ha succhiato 6-0 contro Fornacini. 6-0 non è casuale, eh. No, vabbè. È significativo. È significativo. Comunque, Sword of the Meek e il turno dopo, Dr. Foundry in gioco. Allora, Jace arriva anche da questa parte. Ma arriva con un ritardo sì. Quasi da donna. Cioè, nel senso... Passato prima dal parrucchiere, Jace. Passa dal parrucchiere. Gioca. Fa una brainstorm e vede il nulla. Il cosmico. Il nulla cosmico. Gabriele. Sì. È in difficoltà. 3 terre in mano. Non li augura a nessuno. Vabbè. Sta partita credo sia finita qua. Non può far nulla. Sia per la combo, sia per Jace. Veramente, veramente indietro. Sì, l'unico modo continua ad essere solo Angeli. Ma nemmeno, perché cioè, i totteri volano. Quindi paro. Sì, paro. Paro, vinco The Jace. Lescarini, sì. Vabbè, la rimette sopra. E la pesca. La e pesca. Non credo debba spiegare a Gabriele che quelle due carte fanno combo, ma... Adesso... Pensa un po' che fare, Brainstorm per evitare eventuali force of will, magari non trova nulla di rilevantissimo. No, un altro calice che non può fare, meno che può farla a 3. No. Può farla a 2 per counterbalance.
o nemici simili, ma non credo sia la carta che serve in questo momento. È piuttosto un artefatto da sacrificare, quasi. Due mana. Vabbè, entra lei. Ok. E quel pollice quel pollice all'insù di Gabriele probabilmente pone la fine al game. Credo di sì. Sì, non capisco perché continua a giocare. 4 totteri a turno, 4 vite a turno. Turno dopo diventeranno 6. No, finisce qua la partita. Nemmeno con, nemmeno con tanti angeli. No, ci vorrebbe qualcosa che distrugge tutti i permanenti. Qualcosa che sì. E guarda. Misdirection. Misdirection. Isola e una carta X. Beh, credo che può anche concedere a questo punto. Cioè, non può far nulla. Sì. E niente. Vuole continuare a giocare. Vabbè. Il tempo non c'è, quindi prova a scavare il pozzo e vedere magari qualche altra carta. A 3 si mette esplosivi sopra. No. Non è ora. Quella di esplosivo sembra un buon piano. Fino a un certo punto. Fino a un certo punto, perché stare sempre a rincorrere. Sì. Esplosivo a 2, ma... 14 non è 100.000 e 4 token che farà fine turno Gigio. Non sono pochi. Non sono per niente pochi. Vediamo se fa esplosivo. Sì, farà sicuramente farà esplosivo. Un click alla, no, esplosivo. A quanto lo fa? A 0 per i token. A fine turno Gigio giustamente gliene fa 4. Vabbè, quindi non può vincere coi gol, vince di Jace tranquillamente. Ogni turno esplosivo spacco. Non però sembra così preoccupatissimo, non ha... Così si troverebbe comunque sia a rincorrere infinitamente. Tuttavia, non capisco quanto sta il Jace delle Ascarine. Credo stia a 5. A 5, credo che una volta l'ha fatto. Non è stato mai toccato. Si mena per 4, vabbè, a C5. Spaccherà. E spaccheremo. A 0. Anche se la partita continua così. E anche Galicia 1 salta. Un discreto turno per Alex. Vediamo se Gigio incrementerà l'odio facendo Alex, un altro Galicia. Ma comunque sia, Galicia è una carta morta. Può andare a vincere di Jace. Si tiene tutto in mano. Si tiene. Jace di Lescarini ha 2 in più. Sì. E quindi vediamo cosa fa questo turno Lescarini con Jace. Ha il suo senso. Ha pescato Tidallo Strix e altre carte brutte. Quello è che non sia esplosivi ingegnerizzati. Calice, non so cosa. Ci pensa un po', ma secondo me c'è invece di fare... Lei può fare esplosivi a 0 e poi spaccare a fine turno e poi fare i token. Cioè spaccare e poi fare i token. Sì, può fare anche così. Può fare anche quello. Ora mantenimento... Quello e così strappare qualche danno. Vediamo se Gigio è del nostro... condivide il nostro parere. O se opterà per un'altra... giocata. Vediamo che fa. Gabriele è l'unica possibilità di vincere Jace in qualche modo, ma cioè spacca sempre tanti token. Non ha sembra che esplosivo non sia la carta che vuole Gigio. Il piano che noi avevamo prospettato forse non gli è piaciuto o forse non ci ha pensato. A 2. Forse ha qualcosa di meglio da fare. Vediamo un calice, calice da 1. Di nuovo calice a 1. Vabbè. E staremo qui a guardarci. Chissà perché calice a 1, eh? A questo punto dai dallo Strix. A Strix, vabbè. Va fatta, te dallo Strix. Pischi una carta che conosci. Che è una carta mediocre. Non mi è piaciuto Gigi in questo turno, eh. Vediamo. La pescata. Rimischierà quell'altra bruttura che è in cima al mazzo.
Ordunque pensa. Cosa pensa? Niente. Passa il turno. Jace terra terra. Non so, cioè io ora fossi in Gabriele prenderei sempre sopra esplosivo. Prendo sempre esplosivo, metto sopra quello e cerco di vincere di Jace, però non mi sembra un buon piano, non riesce a vincere questa partita in nessun modo, secondo me. Lo Strix poi riesce a pure menare Jace. Adesso vediamo se riappoggerà esplosivi oppure no. Ci sta pensando se riprenderlo, vabbè. Lo prende. La riprende, credo che fuori. Ora che farlo. No, da due non lo può. Può farlo a zero e poi fare Vendilion click. Cioè, deve sfruttare la dinamica tra spaccare e fare Vendilion click su la carta che rimetterà sopra Gigio. Ma fra due turni, non questo turno. Purtroppo. Deve pazientare ancora un turno. Vediamo se concorda con noi. Una misdirection non serve a nulla. Molto. Assoluto, serve solo da counter in una force will battle, ma molto non è forte ora, cioè non fa nulla, forse la puoi fare sparire addirittura. Neanche l'altro Jace, non vorrei essere nei panni di nessuno, cioè nei panni di Gabriele sicuramente no, forse sì, quelli di Gigio, che sì. Nonostante la partita si sia un po' complicata per via dei pezzi con abilità attivate infinite, brainstorm e controspizzate, ma tuttavia sembra possedere un buon vantaggio di board e un discreto. Ha messo le mani sulla partita. Terra, come c'era da aspettarsi. Horizon Canopy. Vabbè, penso che ne carta. Vediamo se vuole da parci out per pescare o spaccare con esplosivo. O utilizzare al meglio il suo mana. Secondo me sta pensando di fare esplosivo a 2. Forse fare esplosivo a 2, pescare a fine turno, prendere un po' di danni e poi fare Vendilion click su Potter Foundry. Vendilion non la vuoi fare ora. La fare il turno dopo, sì. Quando Gigio farà recursion. Sì, quando ce l'avrà in mano. Vabbè, sì. Sta spaccando, credo, in questo turno. Non ha giocato male. Dai, 23 totteri. Tre totteri non sono male come clock, dai. Insieme alla buonanima di Strix. Sì, Jace ora ci saluta. Spacca due. Tre totteri uccideranno Jace. Spacca due. Lui fa tre vite. E basta. Qui altri tre pezzi sono morti. Tuttavia, Mamma Academy Ruins saprà come aiutarti, Gigi. Saprà come farlo. Vediamo che fa. Allora, realtà, non so se proprio bisogna ucciderlo quel Jace, o se è più vitale. Cloccarlo. So. Cioè, si può fare una brainstorm, si può fare. Ma fa lo stesso discorso che fa K più o meno. Non è che vede molte carte in più. Infatti, le mette sopra come da dovere. Jace ci ha lasciato. Cosa fa? Con Jace cosa fa? Ha ucciso Jace. E con Jace vinciamo la partita. Può anche fare più due su di te, Sì. Non è affatto una cattiva idea. No. Esatto. Fa brainstorm. Beh, io sarei andato sinceramente a vincere la partita. Jace la vince da sola.
Esplosivo a zero. Perché? A zero? O ha tappato? No, a zero. Esplosivo, no, no, a zero. Zero. Chissà perché. Ah, per il token di angeli. Ha paura di angeli. Vale, prendi anche questa. E adesso la solita tiritera per Gabriele, che deve decidere che cosa fare. Metterla sopra. Ma no, perché a 3 non lo deve fare. Deve far Vendilion, deve fare. Perché mettere, se no, se ha un'altra terra in mano, che fa? Mucchia? No, tappa molto mana. 4. Fai l'altro Jace, fa 4. E cosa fa l'altro Jace? Gli guarda la prima, secondo me. Costa tanti soldi, ma è superfluo. La prima, no, fa Brainstorm invece. Fa Brainstorm. C'è una Forza Will, un Crocibolo Wars. Crogiolo. Che non serve a nulla, praticamente. Più che altro può aiutarti a acquisire molto, molto mana, ma... Non si gioca Sphinx Revelation in non Legacy. Non si gioca Sphinx Revelation in Legacy. Crogiolo non mi sembra la carta... No, la vuole. Mi piace. Tra le tante. Vabbè. Adesso scegliere tra Crogiolo e Cricca Vendilion. O nessuna dei due. Se proprio. Beh, spero che... Che faccia Vendilion? No. Perché? Perché? E fa Crucible. Perché vuole fare Forza Will, mi dirai. Così, e vuole acquisire mana e fare la sua meravigliosa Westland. Vabbè, ok, ci sta. E ha Forza Will tra i denti, sì. Comunque sì. Sia, è sotto un mare di problemi, tuttavia. Poiché rifarà Sword of the Mic e la combo è di nuovo in campo. 4 token... anzi 5, di cui uno ne fa 2, quindi sì. Sono 6 danni, se non sbaglio. E dopo si riprenderà l'esplosivo, si riprenderà... Morto... Rimorto Jace. Morto Jace e 3 danni per Alex, se non sbaglio, esattamente. 4 danni per Alex. Si è preso un danno, sì, di Horizon Canopy. Ah, ok, meraviglioso. Giusto così, che sia ricordato. Gigio a questo punto credo che continuerà... Deve far Jace. Spero... Continuerà a sparare Brainstorm e la vincerà con questi 1-1. Non lo so, io... Ha perso la recursion mod, quindi adesso Gabriele forse ha riuscito con quel crogiolo inaspettato a creare qualcosa, tuttavia... Non lo so, se ora spacca... può spaccare prima, può spaccare prima 2, poi spacca 0... Arriverà ad aver risolto la situazione quando sarà veramente in zona rossa e veramente sì. Con un Jace ancora. E poi ha pescato le scarine, ha pescato Tezzeret. Ah, che fa sempre bene a pelle. Beh sì, Tezzeret. Tezzeret, sì. Amico dei bambini. Non ci sono molti artefatti, ma uno se lo cerca, uno diventa 5-5. Vabbè, no, se lo c'è forse Will, sa Gabriele. Un altro punto vita. Sì. Che cosa vuole fare? Ah, quello là. Saccava ovviamente quella e prenderà qualcosa a 3. Forse anche lui ha Crucible Awards. Possibile. No, PD Needle. Scegli PD Needle oppure... PD Needle. PD Needle, vabbè. Mangia questo. Chiamerò la tua terra, credo, o la K. Vediamo. Vabbè, credo la terra. Sì, sì. Forse K sta lì da turno 1 e non ha battuto. Eccolo. Nessuno. Forse Will. Il capitano è arrivato. Vabbè, va 8. 8 non è così tanto. Un punto vita sono scordato. No, perché ha nominato... Perché ha nominato K? Non lo capisco. Non lo so. Esplosivo a zero. Più che altro perché ha una recursion infinita. Cioè, deve fare esplosivo a 2. Non capisco perché ha nominato terra. Cioè, non lo so. Boh. Wasteland su... Chissà che cosa. Voi avete Wasteland, è bene che rimanga lì in attesa di una terra molesta. Sì, questa partita l'avrebbe vinta tipo... minimo 2 turni fa con Jace. Jace a 12, a 13, quello che è. Volevo giocare conservativo. Sì, sì. Cosa che Gigio fa quasi sempre. Li toglie Underground, sì. Una forza... A parte la c'ha Crogiolo, no dai. Alla Westland ha anche un senso. Tuttavia... Pesca Jace, è un altro. Tuttavia... Fa Brainstorm. Un altro PD Need? No, che okay. Ah, Tezzeret. No. Ah, beh. E no, 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 qua siamo quasi a porre un 0 per le scarine. Zero per le scarine. Quasi, quasi. Aspettiamo l'ufficialità della cosa. Ma
Non so cosa giocano di side, non abbiamo nemmeno le liste. Dove le vado a chiedere? Le scarie sta per portare a casa il primo game, probabilmente. Sì, vediamo. Lui sta a 9, perché... No, vediamo io avrei fatto... Se tira fuori qualcosa dal cilindro. Alex, ma ti dice com'è successo? Sta 8 di Forza Phil, intanto. Sta 8 di Will, meno 5, se non sbaglio. Ecco, se l'ha ricordato ora. Quindi va a 3. 8 meno 5. Stava già a 9? No, no, stava a 8. Adesso quindi sta prendendo 5 danni. Eh sì. No, spacca 0. Spacca. A terra. 3. Altro gigantesco guaio. Beh, ora arriva un bel Planeswalker. Eccolo. Camucchia. Sì. E finisce qui 1-0. Vado a chiedere le liste. Vediamo se troviamo qualcosa. Lescarini che era partito, cioè sì, sembrava il vincente già al turno 2. Vedremo. Abbiamo spedito il cucciolo a rimediare le liste, a rimediare le saidate. Possiamo assistere, vediamo un facile out di counterbalance per Gabriele, facilissimo. Credo che a questo punto debba mettere degli hit per artifact o similari. Ha scelto infatti Weird Tear, Pyroblast e roba simile. Fuori, rimane fuori Flusterstorm, rimane fuori... Eccomi qua, ho trovato solo quella di... Roscigno. Sì, di Gabriele. Gabriele. Cosa gioca di side? Gabriele ha infilato dentro, quello che mi sembra di vedere, un Weird Tear, sì, un esplosivo... Tre Red Elemental Blast. L'elicopter Genius non è nemmeno tantissimo brutta. No, perché pure può sfardivare la combo. Vediamo se sì, riflette su altro. Gigio, non abbiamo lista cartacea, quindi no, ce l'ho online. Ci affideremo le Valestrix, giustamente, che sono carta abbastanza brutta. Non incisivissima. Quanto ne gioca? 4? Sì, credo di sì. Leva tutte le Strix in cambio di... E cos'altro ha levato? Forse rimozioni a caso. Vediamo cosa infila. The Misdirection. Che trinisfera possibile? Stimerei con tutto il mio animo Gigi se quella fosse trinisfera. Vediamo un po'. Non se lo posso rivedere. Pace! Dimmi! Giocavo pure 4 regole, ah, Nils Belbovac. Sì, quella è la trinisfera. Ma la, non gli piace. La lascia fuori. Vabbè. Mazzo che sviluppa molto mana. Anche se sarebbe stato divertentissimo. Un match condizionato alla trinisfera. Out. Oltre pensare in bridge, quello se l'era scordato. Non lo tengo dentro per i suoi angelini. Ago spinale, attenzione, gioca il 4-3? Gioca il 5-4, il 5-3 di side, è meraviglioso. Quello che fa costare tutte le spelle uno in più. Le non artifact, ovviamente. Fighissimo il mazzo di Gigi, che al di là delle liste classiche ripropone un outsider del formato. Vediamo. Se ce la farà. Gigi che ha giocato molto, molto, molto conservativo, sì, questo game. Poteva annichilire, forse sbagliare giorni prima, Alex, ma ha deciso per la via della sicurezza contro... Se l'ha presa con comodo. In fondo ci ha avuto ragione per i risultati anche che ha ottenuto. Anche se poteva vincere DJ tranquillamente, secondo me, non lo so. Sì, sì.
come previsto nel G1, moltissime delle carte del mazzo di Alex non erano propriamente. Ha tolto così. Counterbalance, ha tolto Terminus per infilare Red Elemental Blast, Weird Tear, esplosivi. Non so se ha forse messo anche Relic of Progenitus, non lo so. Relic of Flusterstorm, staremo a vedere. Sciaffladina di Rito. Vediamo. Vediamo, 7 carte per 1 per il G2. Sword of the Meek. A me sembra che l'abbia la combo in mano. Sì, ha la combo in mano. Ok. Poteva andare peggio per le scalini. Relic of Progenitus si l'ha messa. Mentre Alex ha 3 terre. Red Elemental Blast in mano. Force of Will, Relic of Progenitus e K. Vabbè, niente di meglio. Una K, lo facciamo sempre. È giusto. Entry the Angel, bello. Era meglio non pescarlo. Ma perché vabbè, non ha visto di K? Non so. Per Red Elemental Blast? No, nemmeno, non c'è nemmeno il mana. Non c'è il mana blu. Quindi non lo so. Forse si è scordato male. O ha creduto nel cuore delle carte. Non lo sapremo. Non lo sapremo. Non credo. Peccato, perché se poteva aggiustarsi verso un mana rosso sarebbe stato un po' più propositivo, anche se vediamo che cosa fa. Due mana, le scalini, eccola, eccola qua, ed è entrata. Guarderemo. Spiga Pyroclasm, ha messo Pyroclasm e però queste tre carte sembrerebbero tutte e tre discretamente brutte, senza il discretamente, proprio brutte sono, non fanno nulla. A spiga non ha mana rosso. Spiga che non sa che andrà sul target. Probabilmente l'unico target del mazzo è 5-3. Lo sì, Stone Golem. Con un 5-5 di Deseret. Un 5-5 di Deseret. Con 1-1. Che è stata abbandonata se la lo fuoco. Sì, può levare la combo, un pezzo della combo. Cioè, un 1-1 sviluppato dalla combo. Calice da 1. E calice a 1 ha counterato due carte nella mano di Gabriele. Non ha nemmeno forza vicciabile. Non ha nemmeno forza vicciabile, è veramente un guano. Beh, mi sembra che questa qua divertita è peggio di quella di prima. Adesso speriamo che K possa dare delle gioie a Gabriele, così da permetterci un game un po' più avvincente. Non sembrerebbe il favorito anche in questo game. Vediamo come procede. Cioè, se è a disposizione riguardo di cosa, non so. Ok. Hanno raggiunto un accordo? Sì. Che fa ora? A due? Beh, solo il cuore. Eccola! Eccola, mo devi spezzare di K, devi sperare che ti arriva qualcosa di blu. Ok. No. No, no, no. Ah, no, spezza, ok. Non ci sta nulla. Mio Dio, che sguanata. Peggio di quella di prima sta partita. Immerso nelle dame. Non c'è neanche una fresh per risciafflare. No. Lo schifo che ha sopra. Né una brainstorm per metterci angeli. Il brainstorm che tra l'altro verrebbe prontamente counterata da un calice a 1. Veramente una brutta situazione. No, la partita mi sa che è peggio di quella di prima. Che ha 4 carte in mano, ma è come se non ce l'avesse. No, 2 sono morte. Dopo pesca un altro Elemental Blast che non fa nulla. No. Poi ha preso le scarine, ha pescato pure Force of Will. Ha pescato. Sì. Deve appoggiare un artefattino per scombare. O se scombo basta staccare Sword of the Meek? Mi sa di no. Per cominciare lo starting combo. Altro Pyroclasm, Reb, Crucible of Wars. Mamma mia. Dio, non c'è una carta utile a questo match. Non c'è una carta utile. Penso, poverino. Alex starà bestemmiando dentro di sé. Inguaiatissimo. Dove inguaiatissimo è dire poco. Le scaline non lo sa, ma quelle
Ho tre carte morte. Pescare Red Elemental Blast che non la vuole nemmeno giocare. Che può farsi counterare, è una scelta di vita. Sì, sì, la faccio. Tu cambia, ragazzi. Gigi, a fine turno. Allora, vuoi fare un pedino? No, che vuoi fare? Ah, sì, vuoi fare un pedino. Sacca. Vabbè. Entra in gioco un token e rientra il pedino. Non rientra il Sword of the Mic automaticamente, no? Siamo sicuri del funzionamento così? Non lo so. Non capisco cosa sta facendo. Sta pensando riguardo a fare un transmute artifact. Ma mi sembra sia ancora fine turno. Non so se è instant qualcosa. Il transmute artifact è sorcery. Allora non so cosa. Sta pagando, ha perso due punti vita. Ha perso due punti vita. Ah, terra artefatto. Adesso puoi arcastare git se Force of Will addirittura. E non c'è pitch. Non c'è pitch, non c'è quantità. Terra e dovremmo spizzare ancora. Vabbè, ora Force of Will può fare la pace, sì. Può fare di mano. Però le scarini a Force of Will. Scarini che pensa che pure c'è reliquia che fa saltare i piani della combo. Eh sì, che rompe le palle reliquia. Rompe abbastanza le scatole reliquia. Cioè, non sapendo che Terminus è fuori al mazzo, puoi quasi fare tre token e cominciare a girare. Allora, ne fa uno. No, perché guarda. No, perché deve starci vedere, sacca un artefatto, sacca un artefatto e fa un token 1-1, guadagna una vita e mette un 1-1. Non ci casca quella cosa al cimitero. No, ti ha detto male. Non è così sciocco Gigi da cascarci. E creatura sia. Cosa si vuole saccare? Eh? Ma se invece altra four si faceva esiliare la spada e poi con trasmutarte fa che se la rivendeva? In realtà non so se può fare, più che altro perché non ha un altro artefatto da mangiarsi, ma poteva fare sacco spada, comincia a scombare, quello in risposta rimuovo, allora, sacco artefatto, ulteriormente sì. Rimando il trigger sopra la pila e risolvo. Ma non mi ricordo bene se dice cosa dice quella, sì. Con precisione. Credo dica, quando un 1-1 entra in gioco ce lo equipi dal cimitero. Tuttavia, deve risolvere giusto quel piccolo problema perché non propone altri problemi nella mano Gabriele, se non una Force Will che costa 5 mana al momento. Soprattutto che Recursion, tra l'altro, di Relic of Progenius, 2 danni, 18 e poi 2 trasmutare. Ah no, trasmutare. Farà Force Will? Si è messa per prima Red Elemental Blast, ma non ha capito. Togli quella. Senza senso. Sacrifica. Senza senso. E fa risolvere. Non credo faccia risolvere. Se adesso sta rimescendo il mazzo. Non so se si ricorda di Calice. Spero per lui di sì. Ah no, Spitz.
No. Attenzione, Angeli. Però Angeli, gli Angeli. Allora Angeli. C'è il forza fill in mano. E lui non ha per picciarla. No. Oh, no, forse no, devo no. attendere. Lui ha forza fill non picciabile. Le Scarini c'ha doppia forza fill. Come la metti, la metti è complicata. Sì. Non ha via d'uscita. Ha 5 carte in mano, ma una sola è una carta di Magic, più o meno, al momento. Cioè, non capisco quali siano i brutti matchup per questo mazzo, del Zeredor, Ant? Boh. No, forse Canadian Threshold ti fa un pastrocchio. Dici? Non lo so. Non lo so, comincia a giocare a turni avanti. Ah, Pity Needle. Vabbè, tutto così. Così semplice. Vabbè, è proprio finita allora sta partita. Relico Progenitus. Niente di più semplice. No, niente di più semplice, niente di più efficace. Adesso ovviamente un braccio infilato nel retto proprio. No, la partita finisce qua. Finisce. Con Pity Needle. K ha fatto vedere cosa c'è. Lì se le riguarda. Vuole mettere prima quella, ma tanto le Scarini ha forse fill in mano. Se fa Angeli, fa vedere Force of Will, io concederei. Forse deve aspettare e trovare un pitch prima di fare Angeli. È pur vero che Angeli subiranno una serie di blocchi infiniti. Ma Angeli nemmeno entrano. Poveri Angeli. Ci pensa. Solo carte brutte? Sì. Sinceramente, Pyroblasma contro quel mazzo non lo so. Boh. Uccidere gli stronzi. Il peggio del mazzo, però, ha pescato. Sì. Gabriele. Ci si è fatta per la K e forse la reliquia. Ma adesso è veramente brutto. Cioè, scegliere solo come pescare meno male. Ma comunque, pescherai male. Cioè, nemmeno in fetch. Anche se fa Angeli, Force of Will, lo faccio mille pedine. Sì. Non può fare Red Elemental Blast, non può fare Force of Will. È tosta. Quel Calicia 1 l'ha distrutto. Sì, ha neutralizzato... Doppio Red Elemental Blast, vabbè. Una spiga, però vabbè. Un poco, poco importante. Vediamo. Vabbè. Force of Will io poi concederei. C'è poco da pagare, c'è poco da pensare. Dobbiamo provarci. Ha pensato Gabriele. Gabriele secondo me non si ricorda del... Metto due angeli. Non si ricorda del calice. Chissà perché ha tenuto quel mana aperto. Non si ricorda secondo me. Force of Will. E vai a 12. Vedi? Perché? Bah. Un mana open perché? Per fintare reliquia? Che forse per spezzare di K, non saprei, cioè, non mi viene in mente altro. Tuttavia, forse sì, giusto per spezzare di K. Gli ha fatto che peccò. No, vabbè. Faccio 5 pedine a turno, lo faccio. 2. Anzi ne fa 6, ne fa. Tappa 2. Un'altra fatta ancora vabbè. Ma che sei? Dicevo ho 5 carte in mano, non ce n'è una bella. Tu ce n'hai tutte belle. Che si va a prendere? Artefact Ah, l'amichetto? No. Oddio, sembra eccessivo, forse qualcosa di un po' più intraprendente. Un altro Pity Needle vuole prendersi. Ago su K e mandare. Ago su K non è brutto. Paga un mana ulteriore per mantenerlo in gioco, causa trasmuta artifact, questo dice. Lui può rispondere con K? No. L'ha fatto però, vabbè. Aspetta.
Aspetta, vado giù. Sì, sì. Vai. Che quando Ago, entra in gioco, lui non può rispondere con K. Vediamo un po' Flavio cosa gli dice. Vediamo un po'. 3. Lui nel frattempo cosa fa? Deve anche pagare un mana in più di trasmutazione, come cavolo si chiama. Perché la terra quella là è entrata tappata, No? Mi sbaglio? Non lo so. La terra però è entrata tappata, Allora, ha chiamato... Cosa ha chiamato? Reliquia del progenito e esplosivi. Ah, esplosivi, non K, quindi non, abbiamo problema. Non c'è problema, non c'è problema dire di K. Vabbè, la partita, credo, cioè, non può far nulla, non può fare Gabriele. A zero carte, le carte vorrebbe mettersi in tasca e continuare a giocare a top deck quasi. Cioè, Vendilion, ora a caso. La serviva prima Vendilion. Eh sì. Puoi fare il tuo piroclass, ma ti salutano. Ha perso il... troppo forte ogni bene. Sì, deve aver concesso in... come dire, in generosità. Contro Goblin, se non sbaglio. Quindi Goblin top 4. Goblin top 4, non so come Goblin abbia battuto... Non lo so. Ma è successo. Non lo so. Faccio mille pedine e stacco a concesso. È finita. Ha tesamato gli scherini 2-0. Ha incastrato totalmente i piani di Gabriele. Che comunque, complimenti a entrambi per essere arrivati lì. E vedremo gli scherini come se la caverà in top 4. In top 4 dopo. Arrivederci. Ciao.